Salve a tutti ragazzi, con una volta bentornati sul canale di Leon Trip. Bentornati in un nuovo episodio di The Infected. Siamo ancora qui ragazzi, su The Infected, per continuare la nostra avventura. Allora, attenzione, attenzione, ho già caricato il camion con le casse. Sì, va bene, ho messo 3 invece di 4, ma secondo me 3 mi sono più che sufficienti. E ragazzi, oggi andiamo a vedere in qualche casetta che cavolo c'è in giro per la mappa. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, in che villaggio possiamo andare? Perché non posso guidare qua? Guida. Vai. Il motore. Oh, io direi, ragazzi, che possiamo andare. Mia, sta è comodo sto coso, eh. Oppela. Non proprio. Vabbè, però, insomma, abbiamo trovato anche un sistema alternativo per girare. Quindi, un momento che chiudo, cancello, perché... Vai. Oh, volevo salire al volo quasi. Allora, villaggio qua, dai, proviamo ad andare in questo. Questo qua in basso. Che dite? Ah sì. Quindi. Stiamo andando, scusate. C'è la strada qua. Qua ci dovrebbe essere la strada. Ok, fuori strada, fuori strada. Perfetto. Meno male che non ci sono le collisioni con gli alberi, perché sennò... Vai, vai, tutto chiodo, per favore. Voilà lì! Abbiamo superato i 100 all'ora. Vai, vai, vai. Se va sto camion, eh. Pare una roba di Formula 1. Allora, qui siamo questo. Qua andiamo dritti, tagliamo giù. Forza, qua tagliamo giù. Ok. Andiamo dritti. Oppela. E siamo già arrivati. Attenzione, siamo già arrivati al villaggetto. Guardate. Che figata. Che figata. Allora, si diceva. Andiamo a vedere qualche casupola qua. C'è qualcosa. Allora, vediamo un po'. Qua c'è dell'argilla. Capirai. No, cose utili, ragazzi. Cose utili, per carità. Ah, no, pensavo. Un altro schema, no? Niente. Pasta di patate, vabbè. Baratro vuoto, lo lascio lì, ne ho veramente avagonate. Servirebbero dei componenti elettrici. Quello mi servirebbe. Invece troviamo la merda. Niente. Vabbè, questa casa qua è stata veramente deludente. Prossima. Allora. Sì. Vieni qua. Buongiorno. Buongiorno, esatto. Allora, dobbiamo andare in questa. Qua sarà più potente. Sì, ci può, infatti. Cibo variato, olio di pesce, ma sì, ma dai, me lo prendo, ma chi se ne frega. Piume, vabbè. Questo mi servono, esatto. Questi. Più di questi e meno di anche questo, sì, per carità. Potrebbe anche stare. Questa cosa è sempre la solita pasta di patate, vabbè, prendila. Mamma mia. Questa cos'è? Componenti meccaniche. Bene, questa è stata veramente produttiva, sta casa. Anche se è più piccola, però vedete che le dimensioni non contano, ragazzi. Quando qualche... Vostra amica vi dice che le dimensioni non contano, sappiate che in realtà sono tutte palle. Quindi, allora. Oh, cazzo è sta frizzata del Cristo. Andare qua, questa. Scusa. Ma mi fa giro intorno? Cosa fai? Tiri il coltello? Oh! Oh, ti porto a casa mia, eh! Guarda qua! Se ti spiace che ho toccato l'albero, non funziona! Ma quanti cazzo sono? Dove cazzo? Oh! Dove vai? Ah, vuole uno strappo, capito? Aspetta un attimo, do uno strappo. Aspetta, ragazzi, che se no mi perdo qua. Allora, abbiamo visto quella casetta lì, quella lì no.
Vediamo un po'. Adesso. Sì, ma pensavo si potessero investire, non li avevo investiti certi. Quanti cazzo sono qua? Sono troppi, mi sa che devo, me la devo fugare. Aspettate un attimo, ragazzi, mi do la fuga perché qua sono veramente tanti, se no non riesco ad accopparli. Allora, andiamo un attimo in qua. Tira la frena a mano, scendi, metti l'arco. È una. Ok, è due. E tre. No, la mia freccia, bastardo, dove cazzo? Ma perché ti sei compenetrato così male? Figlio di... Ok. Porca miseria, non si fa. Allora, ah giusto, non posso girare. Non ci sono gli specchietti, non posso fare la retro. Allora, via. Andiamo dietro di qua. Mamma mia, rompono, eh. Anche la nebbia. Dove siamo? A Bologna. Allora, fermi tutti. O anche a Milano, eh. Anche a Milano c'è. Anche qua. Via. Allora. Tira la freno a mano, spegni il motore che tanto consumiamo solo benzina e basta. E proviamo, come detto prima, a vedere se c'è qualcosa qui. No, metti pure l'arco che siamo più veloci a muoverci, grazie. Qui abbiamo. Vabbè, il vetro non che sia proprio così preponderante. La corda va bene. Qua niente. Qua cos'è? Piume, niente. Barattolo vuoto, niente. Dai, componenti elettrici, meccanici. Non esistono i componenti elettrici, meccanici. Lingotti già fatti. Oppure anche quelli da sciogliere. Ah, eccoli qua. No, corda, cazzo. Osso te lo puoi tenere. Che l'osso, cosa c'è? La nebbia dentro la casa. Vedete le finestre. Un libro, niente. Cibo variato e basta. Bene, molto deludente. Cioè, più la casa è grande, più è deludente, da quello che ho capito. Vabbè, niente. Qui non c'era niente. Qua in bagno sicuramente non c'è niente, infatti. Vabbè, niente, ragazzi. Questo è quanto. Vabbè. Questa qua l'avevamo già vista oppure no? Non lo so. C'è la volpe. Cosa, volpe? Allora, se no mi attacchi, mi infetti, è roba che non va bene, non va bene. Apriamo le porte. Qui non so se l'avevo già visto oppure no, ma vediamo un po'. A quanto pare sì, perché non c'è assolutamente niente. Ci sono dei chiodi però, eh. I chiodi potrebbero essere utili. I semi te li puoi tenere tutta la vita. Vabbè, le steccature non mi interessano. La TV... Niente... Saranno famosi finito, ma quindi. Altri chiodi. Va bene, altri chiodi, dai. Qui non ce li craftiamo, ma. Del Kevlar. Ancora vetro. Il Kevlar sarebbe utile, no? Come risorsa, no? Da trovare. Invece, guarda che roba. Come dire, il. Nulla totale. Ah, fanculo, questa porta. Usciamo dal retro, va. Allora, avanti ancora. Vai. Andare con la casetta la piccola, che quelle piccole sono sempre più... sempre le migliori. Vabbè, lascia il camion acceso, dai. Casette piccole sono sempre quelle più... più soddisfacenti. E infatti, Kevlar. Non ho capito perché. Però ragazzi funziona così, frammenti di ferro, va bene, prendiamoli. Frammenti? Ah sì, frammenti. Osso te lo puoi tenere. Te, casa piccola, ho trovato Kevlar. Via. Piume, vabbè, ce la prendiamo, sa mai. Quelli mi fregano le frecce, si buggano. Perfetto. Questa? Proviamo questa? Proviamo questa. Questa è più grande, capite che è quella più grande. Ah, ma qua c'è già la porta aperta, quindi già abbiamo fatto, no? È vero? C'è la porta aperta, abbiamo già fatto, sì. Se no, chi cacchio l'ha aperta la porta, scusa? Questa è chiusa o aperta? Questa è chiusa. Questa là l'abbiamo fatta, quella là no. Andiamo a vedere. Barattolo va bene. Pasta di patate, ok. La benda ci può stare. Ah.
c'è? Oh, altro barattolo di petrolio, fantastico, ragazzi, fantastico. Guarda questo, germoglio di patata, vabbè, il sego no, se lo lascio. Andiamo a vedere su. Qua c'è, niente, argilla e cibo variato. Vabbè. Niente, via. Via, 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 via. Ah, avevo detto. E questa non l'avevo fatta. Un po'. No, non guardo fuori, ragazzi, che tanto non ne vale la pena. Ci ho guardato 20.000 volte e non c'è assolutamente mai niente di quello che mi può interessare fuori. Quindi, vabbè, partiamo da sopra, va. Qua sopra mi vedo che la casetta. Fanno schifo queste case grandi. Qua c'è della plastica, ok. Ritiro tutto. Altre piume. Basta, ste piume. Ora me ne ho delle valanghe. Che cacchio di piume devo fare? Un piumaggio. Devo fare un piumino, devo fare. Non va bene, capite che... No, barattolo vuoto. No. Mi devo fare il plaid, cacchio. La coperta invernale per il letto. Con la patata me la magno. E niente, a posto così. Che schifo. Qua abbiamo visto, qua abbiamo visto. Qua dopo c'è la collinetta, non c'è più niente. Apriamo questa casetta qua. No, questa casetta qua l'abbiamo già vista. Questa qua dovremmo averla già vista, allora. Fammi vedere, penso di sì. Vediamo, eh. Sì. Ok, là c'è l'orso, poi ci sono i capannoni, vabbè. No, facciamoci solo la strada, ragazzi, che tanto... Hai visto che... Questa strada dovrebbe tagliare proprio in mezzo al villaggio. Poi vediamo sto orso. Sì. Aspetta, orso che arrivo. Allora, oh, parcheggio qua. Perfetto. Orso? Orso? E che orso, però. Vabbè, niente, orso. Qua, orso. L'orso. Mamma mia, sei veloce sto cazzo di orso. Ok, lascialo lì. Cos'è? Niente, semi. Ma porcaccio, due. Qua? Niente, corde. Ma che palle. Una patata me la magno, vabbè. Maledizione, mamma mia, siamo deludenti con sti capannoni. Molto deludenti, eh. Io ve lo dico. Qua la delusione c'è. Ci sta tutta. Ah, questa... No. No, 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 scusate. Non c'è più niente, vero? C'è un Vambesley. Ah, ti ho volato a 5... Merda! No! Mi sta troppo vicino, vedete? Quando mi sta troppo vicino, io gli tiro la freccia e gli passo attraverso. Cazzo! Merda. Non è che muori di sanguinamento tu. No, ci muoio io di sanguinamento, mi sa. Però le bende le abbiamo trovate, che te frega. E la freccia? Scusa. Devo curare. Dov'è? Qua. Questa? No. Questa? Ok. Ah mia, però abbiamo anche le scarpe. Ma che te lo dico a fare? Guarda qua. E niente, raga. Cioè, a posto così? Abbiamo trovato... Mi sono portato le casse per niente, allora. Vabbè. Fanculo. L'orso lo lasciamo lì. Non è che qua in giro non ci sia qualcosa di più... prepotente, ma non penso, raga. Secondo me qua rischiamo solo di ribaltarci e basta. No, no, rischiamo solo di ribaltarci e basta, via. Allora, dove possiamo andare adesso? Potremmo continuare a vedere l'altro villaggetto che c'è qua, ma... no, va, magari ragazzi per le esplorazioni basta così. No, secondo me sì, dai. Ciao cinghiale, come va? Dopo... Mamma mia, cinghiale. Cinghiale con i cinghialini. Ma che frena a mano? Guarda, ci ho sbattuto contro. Ok, vai.
Oh, allora, torniamo a casa perché oggi avevo in mente, ragazzi. Aspetta un attimo, che qua c'è altra roba, mi sembra, no? Ma là ci siamo stati, giusto? Sì. Ho semplicemente sbagliato direzione. Perché probabilmente il villaggio o qualche casa in giro. Mamma mia. Che cazzo è successo qua? Cosa stavo costruendo qua? Qua io stavo costruendo della roba. Avete visto? Ho fatto una piccola casa. Ci avevo segnato qui la workbench, eccetera. Ma che palle, però. Però se è possibile che io qua ho segnato delle cose qua, vuol dire che non ci sono stato. Ho dato la benda quella. Non so se non ci sono stato o no. Ma questo è in casa, ma che cazzo fa in casa? So, stiamo facendo una strage totale. Va bene. Scusa. Credo che droppo di più trovando sti cosi che. No, vabbè, il carbone te lo puoi anche tenere. Vabbè, basta, ragazzi. Me ne vado, no? Con questo l'abbiamo già esplorata. Credo che. È la porta che abbiamo dimenticato aperta, ma. Lassù invece sì. Era dove eravamo prima? Sì. Dove eravamo prima? Va bene, raga. Niente, niente, niente. Abbandono, abbandono. Sai che vi dico? Andate a fanculo tutti. E io me ne vo. Allora. Niente, torno a casa, ragazzi, perché avevo intenzione di costruire una piccola, piccola si fa per dire, no, sì, piccola, abbastanza piccola, centrale elettrica, perché basta, mi sono rotto le palle, e quindi vedremo di costruire una piccola centrale elettrica, ovviamente solo a turbine eoliche, in modo da non avere più problemi di corrente, basta, mi sono stufato. E ok, mamma mia. Andiamo di qua. Andiamo di qua. No, non guardo neanche. No, scusa, che cazzo fai? Sono già arrivato. Buttati, buttati, che è morbido. Perfetto. Allora, dove andiamo a costruire sta roba elettrica? Allora, prima di tutto, vorrei scaricare due casse. Tanto non me ne sono mai fatte niente di ste casse. E basta, insomma. Cioè, le ho portate per il nulla cosmico, ste casse, perché. Ok, vediamo di toglierla qua. Via. La mettiamo qua, va, per il momento, tanto. Tanto mi dimenticherò che sono lì e ne farò ovviamente delle altre. Questo è quanto. Via. Oddio, potrei. In realtà. No, ma come cazzo la faccio? Cioè, potrei portarmi delle assi in realtà. Vabbè, niente. Allora, o la costruisco vicino alla stradella qui, però secondo me non lo so, non ne vale tanto la pena. Oppure la faccio imboscata là dove c'è la miniera. Secondo me è qua, imboscata dove c'è la miniera, sta cosa. Potrebbe anche essere utile, vedete che. Qui, aspetta, spegni sta roba. Qui, dove c'è questo estrattore di petrolio, secondo voi? Che dite? Vabbè, comunque nel frattempo dobbiamo fare così. Che sta legna qua serve. Un po' raccoglierla perché. Dove la costruiamo la legna ci serve. Ok. Comunque noi decidiamo di andarla a costruire, la legna ci servirà. Intanto così ripuliamo un po' la zona perché. Cioè. Olle. Ok. Ah, basta? Basta così? Ma oh, no, non ha senso sta cosa. Ci sta? No, passa attraverso. Bene. Vabbè, un po' di legna ce l'abbiamo. Allora, no, che cazzo faccio? O la costruisco qua, raga. Però io magari vorrei vedere quando passo per la strada. La centrale.
Però dove la dovrei andare a costruirla? Dovrei andare a costruire tipo qua. Sì, tipo qua. Non è che si veda tantissimo, eh. Però. Ah, perché ho paura che poi i vambis mi la vadano praticamente a demolire. Vabbè. Magari ci faremo le spike. Cosa un'altra. No, ah, non va più. Vai, vai, vai. Allora, proviamo ad andare a costruirla qui. Dritto per dritto. Vado qua sulla fottutissima strada. Ok. Possiamo anche mettere il camion qua. E sì, la potrei andare a costruire qui. Quindi, fatemi vedere se è possibile. Oh, certo che è possibile. Guarda qua. Una figata. C'è una finestra. Che roba. Bene, io faccio una qua. Una qua. Una qua. Sì, è una finestra, dai. Che state a dire? Mini centrale eolica. Guarda che roba. Perfetto, raga. Guarda qua. Grandissima. Come sì? Va bene. Dobbiamo scaricare sta roba, grazie. Ok, intanto cominciamo ad aggiungere qualche tronco. Facciamo almeno la base. Cioè, tanto andrà fatta la base, poi andrà recintato, babbona. Queste. Per tipo anche farci la scaletta per scendere, ma. Peccato che qua non ci sono tronchi disponibili, vero? No, ops. Scusa. Quattro, qua stiamo a posto, qua stiamo a posto. Bene. Ok, possiamo anche metterli qua. E l'ultimo qui. Ci vuole un botto di roba però, eh. Scusa. Albero, tu sei. Capisco che di legna ce n'ho, ma tu sei veramente in mezzo alle palle. Allora, tac. 4, 4, 4, 4, 4. Ok, perfetto. Anche questo albero qua in realtà è in mezzo alle palle. Vai. Costruisci, costruisci. Costruisci tutto. Vai così. Ma tu mi togli la visuale, capisci che. Ho capito che ogni scusa è buona, però. Questo mi toglie la visuale. L'altro. È in mezzo alle palle. Forse sto esagerando. Allora. Adesso le assi. Vabbè, puoi metterli lì. Le assi, dicevo, le assi. Potrei. Ma secondo voi è sufficiente sta roba? Secondo me sì. Proviamo a fare un altro. Proviamo a fare un altro di qua. Io non mi fido mica, sapete. Facciamo una roba. Non è una di qua, va. Perché non mi fido, cioè, credo di avere problemi di spazio alla fine dei conti. Tac, tac, tac. E sta cacchio di volpe adesso. Era una brutta fine, dove cazzo sei? Volpe? Oh, volpe? Vabbè, la volpe non vuole collaborare, ho capito. Allora, andiamo a prendere. Dove cazzo sta? Vabbè. Andiamo a prendere delle assi. Ok.
se sarebbe utile fare un carico di assi. Che dite? Un carico di assi, ragazzi. Secondo me sì. Quanto spazio abbiamo? Uno schifo. Bene, devo mettere giù la roba. Prima di tutto devo mettere giù la roba. Poi facciamo un carico di assi, poi vediamo. Allora, qui abbiamo la plastica e i componenti. Perfetto, quindi facciamo tac, tac, e la plastica qua, tac. E l'olio di pesce, boh, che schifo. Vabbè, ci sta. Allora, qua cosa abbiamo del vetro? Bella roba. Il vetro non so neanche dove cacchio poterlo mettere, però. C'è del Kevlar, metto qua il vetro. Qua ci abbiamo delle assi già pronte. Lo buttiamo via. Ferro, rame, piombo, cobalto. Lo buttiamo via. Questo lo metto via. Ferro, rame, piombo, cobalto. Questo cos'è? La pasta di patate, vabbè. Ma non la posso usare. L'abbiamo usata. Rimasta usa lì. Ok. Allora, marciume, cibo, dove cacchio? Eccolo qua. Perfetto, sempre in varie, cacchio. Qua ci sono delle bende, pronto soccorso, mettiamo giù. Mettiamo giù questo. E il sego basta. Perfetto. Andiamo a sciogliere questi materiali, va. Tipo il ferro, tipo questo. Piombo. Ma il piombo no. Il piombo no. Piombo e ferro no. Piombo e ferro no. E mettiamo giù qua. Piombo, piombo grezzo. Ferro grezzo. Perfetto, argilla. Ho capito che. Questi li teniamo per far condicio. Perfetto. Andiamo a mettere. Andiamo a prenderci le nostre robe. Quell'anguria lì sarebbe ottima da mangiarsi. Prendere tutte le nostre tavolozze possibili. Ok, abbiamo riempito. Oh. Lavora, lavora. Lavora. Così intanto lui lavora. Vabbè, questi possiamo anche tenerli. Sì, cioè non. Vabbè. Ok. Ci stanno. Ah no. Aspetta qua. Vabbè, facciamo così. No, prendimelo, maledetto. Ok. Perfetto. E sta cosa qua adesso vediamo. Vedete che non so se si possa trasportare. Sarebbe fighissimo se si potesse trasportare anche il carretto. Ok. Ma così liberiamo un attimo qua, raga, guarda qua. Un macello qua. Il legno purtroppo non mi serve più. Capicione. Che poi non è un piccione, è un fagiano. Vai. Buttale via. Buttale via, ho detto. Buttale via, ho detto. Non me le butta più via. Ok. Vai. Non sta più questa storia. Ma sì che ce ne stanno, scusa, eh. E che cavolo. E vabbè, comunque noi potremmo anche. Adesso non riesco più. Come spostare ste robe, ma. Non ci stanno, maledizione, altre. Che cazzo è successo? Vabbè, ti schianterei sulle spike, giusto? Qualsiasi cosa tu sia.
Addio. Allora. Qua però raccogliamo, così ci andiamo a mangiare sta anguria. Avevamo anche queste patate qua da mangiarci, dai. Mangia tutto, che te frega. Ok. Vai con la cassa. Mettiamo giù un po' di ste robe. Piglia la cassa. Metti la cassa qua. Possiamo anche metterla così. Ok. Chiudi. Molto bene. Prepariamoci un po' di tavole. Addio. Sono troppi questi cosi, vero? Troppi, troppi. Abbiamo i chiodi. Maledizione, i chiodi li devo mettere giù. Ecco. Almeno ci sta un po' più di assi e stiamo a posto. Oh, guardate qua. La bellezza delle assi. Ok, perfetto, pieno. Pieno. Tac, tac, tac. Via. Fammi altre assi. Via. Ok. E mo ce ne andiamo. Ce ne andiamo. Tac. Guida. Dritto per dritto dietro c'è il cancello aperto, vero? Yes! Ok. Olla! Finalmente. Usciamo anche in movimento noi perché siamo sprezzanti del pericolo. Perfetto, guarda qua. Ok. Boom! Vai. Attacca le assi. C'è ancora sta fottutissima volpe che volpeggia. Cos'è? Vabbè. Di qua allora. Ah sì. Ok. E tra l'altro non vedo, cioè è lì che... vabbè. Niente. Ok. Come si fa, ragazzi, per fare... tipo queste sono accumulabili, ste robe? Forse sì, ma... Non come le vorrei io. A sto punto. Vorrei che scendessero, in realtà. Allora, a meno che io non ci faccia tipo la rampa e la Madonna. Sì, potrei fare la rampa perché arriva fino a un certo punto e poi li scende e... Possiamo fare la rampa qua. Una. Però credo che prima vada costruita. Ok. E... Cosa manca? Tronchi. Perfetto, facciamoci un'altra rampa di scale. Dov'è? Eccola qua. Porca mignotta. Va bene, è troppo lunga. Scusatemi. No, non voglio consumare la benza così. Tronchi. Uno, due, tre. Yes. Antra. E perché non si attacca alla... Vabbè. Non si attacca, raga. Piove che Dio la manda. Tanto per cambiare. Ok. Perché poi tra l'altro sono anche in discesa, capito? Quindi ne servirono molte di più. Da qua. Ok, mamma mia, se stai in mezzo tu. Tu stai proprio in mezzo. Lo so, ma sei troppo in mezzo, amico. Tac, tac, tac. Perfetto. Andiamo a costruirci
questo. Quindi non è vero. Fanculo. Dai, sti tronchi, basta. Ma porca. Ok. E dovremmo aver finito, no? Yes. Ok. Beh, dai, guardate qua. Peccato che non si possano fare le ringhiere per salire. A meno che non possa farci queste. Ringhiere per salire, vero? Ringhiere per salire, questa ci sta? No. Questa aveva già le ringhiere, però porcaccia la miseria, non si può. No, mi sa che non posso proprio farle. Mi sa che non posso proprio farle. Qua sì, vedete. Infatti qua ce le faccio. Infatti qua ce le faccio. Le ringhierine. Così. Una qua, una qua e una qua. Ok. Poi qui, qui. C'è un cancelletto? Ma non che... Sì, c'è, in realtà. Facciamo così. E la ringhierina. Here we go. In realtà potrebbe starci anche questo o fa schifo? Veramente schifo. Veramente schifo. Se noi lo mettiamo di là, possiamo ruotarlo, ma non penso. R. No. Ok. Sì, potrei regolare l'altezza di questi, volendo. Capite che? Regolare l'altezza di questi. Right, tac. Colonna di legno, eh. Ma no, non penso. Infatti. No, e allora non, ho finito le idee. Ho finito le idee. No, di vetro no. No, di vetro. Faccio due. No, non posso fare assolutamente un tubo di niente. Vabbè, niente ragazzi, rimane così. Così rimane. Ok. E qua ci vogliono i tronchi. Ok. Per la scienza, adesso andiamo a vedere i tronchi qua. Scusate. Allora. Questo è per la scienza, eh. Vediamo se si può fare. Aspetta che facciamo una manovra qui che... Allora, per la scienza. È fattibile sta cosa? È fattibile! Si può fare! È fattibilissimo! È fattibilissimo, fermi! No, sì, ci vorrebbe un po' il coso più grande, ma secondo me è fattibile. Ok. No, passa a pelo. A pelo pelo. Oddio, ok. È fattibile, sì. Va bene. Beh, sì, certo che potevo portare, che ne so, i tronchi fin lì su. Col camion ne facevo prima. Però poi capite che... No, no, portalo giusto a coso qua. Mi impiccica. Ecco qua. E si spegne il motore, grazie. Guardate qua, ragazzi, ammirate. Un bastone. Ammirate il bastone. E du. Ok, manca poco, fermi tutti. No, la pecora, porca miseria, quella la devo cercare, mi serve la lana, devo fare i tappeti. Maledizione.
E sta anche facendo buio, tra l'altro. Ancora tronchi. Ti ho vista. No, gli devo correre dietro, ragazzi. Mi serve la lana, purtroppo. Ok, mi ridai le frecce, grazie. Questa purtroppo è da fare perché, come detto, ho fatto i tappeti e mi sono perso. Camminare di là. Ok. Correre dietro quella cavolo di pecora. Ci si perde, eh. Eccolo qua. Perfetto. Mancano tre. Tronchi. Una, due e uno, tre. Ok, ragazzi, qua poi ci andremo a mettere le turbine eoliche, ovviamente. Qui andremo a farci sta roba qua perché non mi fido alla fine dei conti, perché quindi facciamo sta roba qua così. Tipo una qua. Una qua così. Una qua così. E sti cacchi. Qui. E mettila. Qua. E qua. E qua. Andremo a costruirle. Lo schifo. Sì, sto mettendo un po' a caso, però. E forse dovrei regolargli l'altezza ogni volta, ma insomma, è una rottura di palle. Tanto questa non deve essere bella da vedere, questa qua è una cosa fatta da altri, diciamo così. Parcaccio 2. Ma lei ha altri chi? Altri. Prego. Vabbè, poi comunque andremo a vederlo perché qua servono bastoni, corde, capito? Serve un po' di... Capite che non è fattibile. Bene. Allora, ragazzi, direi... non passiamo neanche. Vabbè, comunque direi... Salteremo. Che da questo momento possiamo anche salutarci qua. Io lì qua sopra ci andrei a mettere tutte le turbine, tutte le cose che sono lassù sulla casa, quindi farò avanti e indietro. E noi ci vediamo con il prossimo episodio di The Infected, ragazzi. Vado a parcheggiare il camion perché a questo punto sembra l'ideale. Ma lasciato anche il cancello aperto. E devi mai lasciare il cancello aperto, ragazzi. No, è chiuso. Che cacchio dico che è aperto? Ok, io lascio il camion così. No, porca miseria, volevo scendere così. Vabbè, andiamo a parcheggiarlo. Salutiamo. Sì, ho capito sto frenamano. Mamma mia, vuole frenamano, vuole. E che palle, devo scendere 2 secondi. Secondo te tiro frenamano sempre? Beh, sì. Si dovrebbe effettivamente fare così. Ok. Frenamano, scendiamo. Non è vero. Spegni sto motore, scendi. Ok. E noi ci vediamo, ragazzi, con il prossimo episodio di The Infected. Io adesso vado a dormire, lascio l'orso qui a dorseggiare. E grazie a tutti per essere stati con me. Merda. Ci vediamo. Alla prossima! Ricordatevi ragazzi, like, commenti, condivisioni e buona gara. Ciao a tutti.